Al volante, benvenuti alla rubrica più social del web. La Juventus ha finalmente un proprio modulo. Aggressiva, cinica, sotto certi aspetti persino cattiva. La Juventus vince convincendo con un modulo nuovo, con un modulo impensabile almeno sino a mercoledì mattina, come ha detto Allegri. Il 4-2-3-1 nel quale giocano praticamente tutti: Higuaín, Dybala, Pjanic, Cuadrado e Mandzukic, ovvero gioca tutto quanto il quintetto, che potremmo chiamare il quintetto Juve, perché sono giocatori difficilmente riproponibili e difficilmente assemblabili in qualsiasi squadra, per il cosiddetto equilibrio. Ma questa Juve è stata progettata per essere così aggressiva, così forte, così cinica. Detto questo, dobbiamo comunque registrare la sconfitta tattica di Massimiliano Allegri, il quale è sempre stato molto prudente, e le dichiarazioni di Higuaín e di Dybala, oltre che la resa decisiva di tutta quanta la squadra, hanno messo in luce la volontà proprio di tutti quanti di cambiare qualcosa per tornare a vincere, per tornare a ruggire, per allontanare la concorrenza in Italia e per mandare un chiaro messaggio in Europa. La Juventus c'è, non è una squadra che non ha un gioco, è una squadra che può dire la sua soltanto con l'aggressività che l'ha sempre contraddistinta. Allegri perde la battaglia, forse però vince la propria guerra. Perde la battaglia perché deve cedere alle richieste dei senatori, e vince la propria guerra perché probabilmente su questo modulo può veramente volare. Una piccola postilla, lasciatemela in conclusione di questa nostra particolare rubrica social, per Pistocchi, un collega di Mediaset, che nella settimana del disastro, nella settimana del freddo, del gelo, del terremoto e della slavina che ha colpito molti nostri connazionali, anziché pensare al calcio come una valvola di sfogo, come quel famoso sentimento nuovo di cui parlava Battiato nelle sue canzoni, decide di creare una polemica inutile sull'abbraccio a fine partita tra l'arbitro di Juventus-Lazio e Buffon. Vorrei dire tante cose, ma forse sottolineare semplicemente, in una settimana così delicata per tutto quanto il popolo italiano, ritrovarsi davanti al televisore e tifare ognuno per la propria squadra, di sentire blaterare un giornalista su di un abbraccio, fair play, l'ha fatto Zanetti, lo fece Maldini, lo fece Baresi, lo ha fatto Del Piero, lo ha fatto Totti, lo hanno fatto praticamente tutti. A fine partita salutare l'arbitro con un sorriso e con un abbraccio. Non ci vedo niente di male, l'ho anche sottolineato sul proprio social web anche un ex arbitro. Vabbè, contenti così a Mediaset, contenti tutti.